questo libro è una lettera aperta ai politici perché gestiscono meglio i rifiuti. Va bene la raccolta differenziata, ma una volta che abbiamo messo i rifiuti fuori dall'uscio c'è una formula magica che si chiama Spariturum Maleche Bubu e spariscono. Dove vanno? Allora con questo libro noi abbiamo seguito dove va la carta, dove va il vetro, dove va l'organico, da Lampedusa fino a Trieste. È venuto fuori un documento incredibile, un caos in cui vivono i nostri rifiuti e noi con loro. Io ho deciso di accettare l'invito dell'amico Fabrizio Di Raiuti proprio perché credo che si debba parlare di queste tematiche, credo che ogni sforzo che viene fatto, come quello che hanno fatto loro, di mettere insieme dati, di raccontare qual è la fotografia dello stato dei rifiuti nel nostro paese, possa essere prezioso proprio anche per cambiare un po' la mentalità e per far capire a tutti i cittadini che c'è una responsabilità che accompagna ciascuno di noi, da quando il rifiuto lo mettiamo dentro il sacchetto a quando poi effettivamente quel rifiuto viene smaltito, che deve essere smaltito in un modo efficiente possibilmente, senza dare modo anche magari a chi crede di avvantaggiarsi da questo tipo di smaltimento di poter appunto lavorare in modo illecito sullo stesso. Ad Arezzo c'è la centrale di recupero Zero Spreco di Aesa Impianti, interamente pubblica, che oggi appunto mette il processo di termovalorizzazione a servizio delle raccolte differenziate e unicamente per processare quelli che sono gli scarti che queste raccolte differenziate producono, quindi alimentando un'impiantistica che si pone nel centro dell'economia circolare e riesce a riversare sul territorio tutti quelli che possono essere i vantaggi che un'impiantistica comunque pesante può portare. Questo cosa determina? Determina che la cittadinanza ha compreso bene questo cambio di rotta, quindi ha compreso bene che non si trattava di un inceneritore, che non si trattava di una discarica, e ha accettato, uscendo da quella che è una cosiddetta sindrome NIMBY, ha accettato questa impiantistica che oggi viene vissuta come se fosse una scatola di vetro con le porte sempre aperte.